Siamo tornati per l'ennesima volta al centro flipper di Rione Parco, una delle tante strutture sportive abbandonate di questa città. Abbiamo perso il conto delle volte in cui siamo venuti a verificare la situazione all'interno di questa struttura, terminata 7 anni fa, dove resta sempre tutto uguale a se stesso. Abbiamo attraversato questa recinzione nel dicembre del 2015 e lo abbiamo fatto nello stesso identico modo questa mattina. Quello che dovrebbe essere un centro polifunzionale con campo di calcetto, coperto e scoperto, basket e spogliatoi per un totale di 30.000 metri quadrati, costati 800.000 euro, è in realtà il simbolo dello spreco e dell'incuria. Più che un parco è il luogo dell'abbandono, il regno della sporcizia e di rifiuti di ogni genere. Qui ai miei piedi, vedete, c'è una lunga lastra di vetro completamente rotta, ci sono pezzi di vetro ovunque. E entrando all'interno di quelli che dovrebbero essere gli spogliatoi, ci sono cavi della corrente elettrica divelti, scoperti, molto molto pericolosi. Questa in realtà è una cabina appunto dell'Enel, e invece alle mie spalle ci sono scritte, segno che i ragazzi entrano all'interno del parco, e poi ancora finestre completamente lesionate e muffa sul soffitto. A fianco c'è il campo di calcetto, al di sopra quello coperto, dove rispetto a 11 mesi fa le cose sono peggiorate e non poco, come testimoniano chiaramente le immagini che mostrano una discarica a cielo aperto. Che sia facile accedervi, viste le recinzioni divelte in più punti, lo dimostra questa ragazza che porta a spasso, Serena, il suo cane e questo signore anziano. Ma una novità c'è: negli 8 milioni di finanziamento arrivati dal governo per le periferie della città di Avellino, c'è anche una somma destinata alla riqualificazione del flipper di Rione Parco. I lavori devono partire necessariamente entro il secondo quadrimestre del 2017 e terminare entro e non oltre l'agosto del 2019. Staremo a vedere cosa succederà e soprattutto come sarà sciolto il nodo gestione, che da sempre è il grande problema di questa struttura. Intanto, lo spettacolo di ieri come di oggi è semplicemente avvilente. Il nostro viaggio al centro flipper si conclude qui, in quello che dovrebbe essere un campo di basket. In realtà manca un canestro e c'è anche un bidone dell'immondizia sotto di esso. Il nostro augurio è semplice ed è uno: quello di ritornare e di rivedere finalmente questa struttura completa e funzionante.